Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi nuovo video di Minecraft. Signori, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a serie al canale. Vi ricordo di iscrivervi al canale che abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno, signori, e ho bisogno del vostro supporto, signori, perché senza di voi non possiamo raggiungere questo obiettivo. Allora, altra cosa che vi ricordo prima di partire col video, che lunedì, se tutto va bene, dovremmo partire con la nuova serie anche di FC24, signori, con la carriera giocato, con la carriera allenatore. Ogni volta mi confondo, anche perché voglio fare anche una carriera giocatore, signori, però partiremo con la carriera allenatore. Con quale squadra? Lo scopriremo lunedì, signori, lo scopriremo lunedì. Ho delle idee, però ancora non mi sono deciso, non mi sono deciso. Cosa facciamo nel video di oggi, signori? Allora, nel video di oggi, dopo ieri che abbiamo perso tempo con quei cazzaroni di Allai, Alloi e Alluia e abbiamo messo le nuove mappe nella zona delle mappe. Oggi, signori, andiamo a posizionare l'uovo del drago. Dove andiamo a posizionare l'uovo del drago? L'uovo del drago, purtroppo, la nostra isola si sta allargando sempre di più. Lo metteremo un po' decentrato, ma conquisteremo anche nuove zone, signori, ovvero lo andremo a mettere qui di fronte alle nostre bellissime rane. Faremo una sorta di base 9x9, sperando che il legno ci basti, e poi faremo una sorta di piramide che punta verso l'alto, sperando che le misure riescano. Mi sta uscendo un appattino, che è un termine siciliano, vuol dire che riescano, coincidano, e in cui in sommità metteremo l'uovo. Allora, il gioco è molto semplice. Io già sto cucinando il rame che ci servirà per fare la piramide, perché alterneremo il rame e i blocchi di mattone di prismarino. Perché il rame? Perché il rame è questo colore rosella, ma successivamente diventa, signori, blu, e quindi secondo me ci può stare bene, ci può stare bene. Allora, iniziamo la nostra base della piramide, che la inizieremo, sì, direttamente da qua, signori. Non possiamo fare troppe particolarità, quindi facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. La lasceremo 1. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 1, 2, 3, ho detto 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, perfetto. E poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, perfetto. La lasceremo, dicevo, vuota all'interno, signori. Non viene grandissima, non viene grandissima. Su questo me ne rendo conto, e neanche tanta centrata rispetto alle nostre rane, ma va bene così, signori, va bene così. Poi allargheremo magari un pochetto il giro di legno che possiamo fare qua attorno. Magari facciamo, se no potrei spostarla di due da quel lato, fare un percorso di due tutto che gira attorno. Ma perché a me queste idee mi vengono dopo? Perché quando inizio a lavorare, a registrare e a lavorare, non ci faccio caso a queste cose, guarda quanti blocchi sto a perdere e ci penso poi dopo. Qualcuno me lo sa spiegare questo principio? Perché faccio queste grandissime cretinate prima e non ci rifletto dopo? Nel senso, perché non ci rifletto prima e faccio queste grandissime cretinate dopo? Va bene, super, non è niente di particolare. Tanto, signori, non riusciremo a fare tutto quanto il progetto in un solo giorno. Purtroppo, per vostra sfortuna, questo progetto andrà avanti per due episodi. E ok, direi che qui possiamo iniziare a fare il nostro bellissimo perimetro della nostra. Ok, così a questo punto direi di fare la stessa cosa di qua e lasciare un altro giro, anche perché di là dobbiamo allargarci per forza. Niente, signori, breve taglio, rimodifico tutto perché abbiamo completamente cannato, come si suol dire, e quindi rimodifico tutto e ci vediamo appena realmente ripartiamo con la costruzione della nostra piramide. Prendo giusto le misure questa volta, signori, promesso, promesso. Ok, signori, ci risiamo, ho fatto tutto quanto il calcolo giusto, questa volta l'abbiamo fatto giusto. Questi dobbiamo metterli a giro, così facciamo un contorno sul quale possiamo un attimino andare a passeggiare per guardare il tramonto meglio che ci sarà in queste zone. Sto dicendo una serie di cagate, però va bene, signori, facciamo un contorno così, di legno chiaro, di legno di quercia, così alterniamo lo scuro e il chiaro. Tra l'altro qua già dovremmo avercelo, perfetto. Ok, nel dubbio, per non sapere né leggere né scrivere, mettiamo
una, vabbè, tu si deve mangiare, va bene, metti una torcia lì, una bastava e avanzava. Ne metti anche una qui, così siamo tutti più contenti. Perfetto, signori. Questa sarà la base della nostra piramide che conterrà il nostro uovo, signori. Sì. Non è eccessiva, non è eccessivamente grande, non è chissà che cosa, però ci piace, ci piace. Allora, andiamo a mettere un blocco di terra qui. Allora, il bianco non ci serve più. Mettiamo un piccolissimo blocco di terra qui, così. Là. E qui sopra iniziamo a mettere questi blocchi di qua. Ovviamente, ripeto, faremo solamente il giro interno, non così, perfetto. Sperando che poi i calcoli appattino, ci sia un blocco centrale, signori, ma lavorando con i numeri dispari, in teoria al centro dovrebbe esserci un blocco centrale. Secondo un'antica leggenda, sì, secondo un'antica leggenda anche no. Però siamo qui per provare. Dai, eliminiamo questo blocco di terra. Perfetto. E andiamo a chiudere questo primo giro. Perfetto. Ora, torniamo velocemente un attimino a casa. Torniamo un attimino velocemente a casa. Che tra l'altro, però è bello distante. Cioè, st'isola volante sta diventando enorme. Guardate il blocco che abbiamo in mano e il blocco di rame, signori. Sono molto simili. Il rame poi diventerà di questo colore perché si ossiderà. Ossiderà, sì, si ossidererà, non so come cazzo la si dice, signori. Comunque si rovinerà, ecco, mettiamola così. Il rame ce l'abbiamo tutto, perfetto. Iniziamo a fare qualche blocchetto, non ce ne servono effettivamente tanti, però facciamone, vediamo quanti ne riusciamo a farne. 7, ma 7 mi sa proprio che sono pochi, però vabbè, facciamoli tutti. Ne abbiamo in totale 11, ok, 11 blocchetti. Riusciranno i nostri eroi a compiere l'obiettivo? Non lo so, non lo so. Ci proviamo, ci proviamo. Ci proviamo, anche perché l'ultimo blocco non ci servirà, signori, perché l'ultimo blocco andremo a mettere un blocco, quello di luce, sempre delle cose marine, in modo tale che... vabbè, dai, da qua già si intravede, però è bello. Beh, poteva essere anche... l'avremmo potuta fare ancora più grande, signori, effettivamente. Effettivamente la potevamo fare ancora più grande. Ma noi non siamo così megadonti. Ora, perfetto. Questa poi in teoria, ossidandosi, prenderà lo stesso colore, signori. Ci vorranno un paio di episodi. Non so se riusciremo a vedere il lavoro effettivamente finito, perché non so quando. No, abbiamo finito i blocchi di rame. Gravissima questa cosa, signori. Abbiamo finito i blocchi di rame. Ai 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 ai. Questa cosa è gravissima. Ai 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 ai, non me l'aspettavo, non mi aspettavo di finire subito i blocchi di rame così, anche perché dobbiamo fare pure un altro giro noi. Allora facciamo una cosa, porca miseria, porca miseriaccia. Vabbè, dovremmo andare a recuperare i blocchi di rame da qualche parte, signori, perché per la precisione ce ne mancano un bel po', perché vedete, poi questo lo facciamo così. Andiamo a chiudere questo giro di qua, che sarà il giro. No, quello lì non ci deve stare lì, mannaggia. Vabbè, lo recupereremo poi. Ora mi faccio un bel tuffo a mare e lo andremo a recuperare. Qua sopra metteremo il blocco luminoso e sopra ancora l'uovo. Ma ci mancano, cazzarò, dei blocchi di rame fondamentali. Detto questo, signori, io intanto per questo video vi ringrazio qui con questa opera incompleta. Detto questo, signori, noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!